mordi, Ciappi. Mordilo, Ciappi. Mordi. Mordilo. Attacca. Attacca, Ciappi. Attacca. Mordilo. Mordi, Ciappi. Buonasera, raga. Allora, sono fuori con Ciappi. Dove sei, Ciappi? Eccolo qua. Niente, è già sera. Saranno le 5:30. E mio cugino è tornato dal corso, perché ha avuto il corso, non so se vi ho detto. No, non so, non mi ricordo. E ero così stanca ieri sera che non mi ricordo più niente. E niente, è tutto ok. E è tornato a casa tipo 10 minuti fa. E adesso va in palestra. Si è accesa la luce, quindi penso che sia lui che scende. Non lo so. Allora, raga, vi ricordate questo? Mi sembra che vi ho fatto vedere che si era strappato. Ebbene, l'ho cucito. Cioè, all'inizio l'ho fatto con l'uncinetto e col filo che gli era rimasto. L'ho fatto e poi gli ho passato anche un filo di filo normale con l'ago. Adesso è tutto a posto. Bravo, Ciappino, bravo. Andiamo, andiamo. Chi è che ne vuole? Lui sicuramente. Tu, Ciappi, ne vuoi? Ne vuoi? Ne vuoi? Vediamo. Sì, vogliono tutte e due. Sì, dai, va bene, vi do. Calma. Sì, arrivo. Calma. Mamma mia, oh. Che roba. La smetti? Dai. Come on. Tieni. Micio, micio. Dopo che finisce il gatto, che comunque lo mangerà tutto, andrà a Ciappi. Sempre così. Bene. Allora, raga, vi devo un attimo aggiornare. Allora, ieri sera avevo mal di testa. Infatti gli avevo detto anche a Lana quando siamo uscite, no? Che un po' di mal di testa e quindi di conseguenza credo che mi arriva il ciclo. Ebbene, stamattina mi sveglio che avevo un po' mal di pancia, vado in bagno. Ed effettivamente mi stava iniziando il ciclo. E quindi sì, è giusto il calcolo che ho fatto. Allora, nel senso, quando ho avuto quelle perdite, se vi ricordate tempo fa, non mi ricordo quando era, il 24 può essere, non mi ricordo, e praticamente non era dovuto a perdite da impianto, da gravidanza, cose così, era praticamente l'ovulazione. Appunto, all'epoca mi sembrava strano perché comunque una settimana dopo, in effetti ho ovulato una settimana dopo del previsto e quindi di conseguenza mi è ritardato anche il ciclo di una settimana. E niente, sì, avevo fatto dei test, era risultato tutti negativi, quindi in un certo senso me l'aspettavo che mi dovesse arrivare, cioè nel senso, ormai dicevo sì, non sono incinta, quindi aspettiamo il ciclo. Mi ero un po' preoccupata perché insomma non mi veniva, e dopo una settimana di ritardo finalmente mi arriva. E quindi sì, amen. Anche sto mese niente, per via dell'ovulazione, perché se avrei ovulato nel momento in cui dovrei ovulare normalmente, probabilmente, forse rimanevo, perché comunque ho avuto dei rapporti,
Però niente, si è ritardato una settimana, dopo non ho più avuto rapporti, quindi di conseguenza niente. E quindi sì, ho già comprato i test di ovulazione, non mi ricordo neanche questa parte se ve l'ho detto, non mi ricordo un cazzo. Vabbè, comunque ho comprato i test di ovulazione e mi dovrebbero arrivare, non so quando esattamente, perché li ho acquistati lunedì, sì, lunedì. Quindi oggi è venerdì, quindi 5 giorni fa. Adesso vediamo quando mi arrivano. Cioè, nel senso, oggi non mi è arrivato niente, che è venerdì. Quindi magari vediamo settimana prossima se mi arrivano e quando mi arrivano. E poi iniziamo appunto i test di ovulazione di mattina, eccetera, eccetera. Ho deciso di riprovare di nuovo con i test di ovulazione perché... boh, sinceramente andare così alla cieca sembra quasi inutile. Almeno così, se ho i test di ovulazione, capisco più o meno i giorni in cui... ecco, perché se io sapevo mese scorso, no, gennaio, che ritardava l'ovulazione una settimana, vi rendete conto che avrei continuato ad avere rapporti, no? E non sapendolo, appunto, non ho più continuato, dico... è già passato, quindi che senso ha? E invece, ecco, allora, per il fatto che non si ripeta sta cosa, sto errore, allora ho deciso appunto di riniziare, anche perché comunque, raga, ho comprato 30 test di ovulazione, quindi li faremo ogni santo giorno, ogni santo giorno. Ed è una cosa che ho scoperto appunto, che se il test di ovulazione verso, come dire, verso la fine del ciclo, quindi prima che inizi un altro ciclo, quindi prima delle mestruazioni, se il test è negativo, quindi due linee magari, però una meno marcata, allora vuol dire che non c'è una gravidanza. Invece ho visto tanti video su YouTube che se invece il test è positivo, può essere che sei incinta, anzi molto probabilmente sei incinta. Quindi appunto, test di ovulazione ho preso i 30 appunto per fare ogni santo giorno fino all'arrivo del ciclo. Sì, arriva, speriamo di no. E poi ho comprato anche 10 test di gravidanza, sempre quelli in strip, quindi costano una miseria. E in tutto ho pagato tutte e due le cose 8 euro, 8 euro spedizione gratuita. Cioè, raga, conviene sì. Quindi non lo so, vediamo. Poi ovviamente tra una settimana, 10 giorni circa, comprerò anche altri test di gravidanza, non solo quelli in strip, perché secondo me non è tanto sensibile. Magari comprerò anche altri tipi di test di gravidanza. Ecco qua. Bene. Allora, raga, sì, di nuovo batteria scarica. Niente, raga, io adesso, siccome mio cugino è andato in palestra, io adesso sapete cosa faccio? Mi metto a editare dei video. Chi è che mi scrive su WhatsApp? Chi è che mi scrive? Anna Andratta. Chi se no? Potevo sotto un cazzo. Lidia, quindi domani fai o no babysitter lì che dicevi io? O no la ieri sera Jonathan? Sì, faccio. Faccio la babysitter domani. Infatti l'ho contattato anche la vicina sotto col cane. E mi ha detto se ci sono... Allora, raga, sono le 10 di notte e io mi sono presa uno yogurt bianco, naturale, normale. E ci andiamo a mettere dei biscotti, pan di stelle, perché quello semplice e normale yogurt non mi piace tanto. Se invece ci metti i biscotti, super. Parere mio. Proviamo. Ah, comunque, raga, prima mio cugino mi ha regalato questi, e che era di Adina, la sua ex, e quando è stata qui ha dimenticato questi e poi sono mollati, quindi sono rimasti qui. Niente, li userò tipo un struccante, un acqua miscellare, penso. Non so, non me ne intendo.
questo anche penso una specie di struccante. Thank you.